Road to Civil Week, la maratona che ci sta accompagnando all'edizione 2024 della Civil Week milanese dal 9 al 12 maggio, in compagnia con tanti ospiti. Oggi siamo qui con Alberto Fedeli, portavoce del Forum Terzo Settore Alto Milanese. Grazie e benvenuto. Grazie a voi. Questa puntata con un tema interessante. Ogni nostra puntata di Road to Civil Week è incentrata su un tema. Questo è grandi reti e sussidiarietà. Sussidiarietà che tra l'altro è un valore sancito anche dalla nostra Costituzione. Quindi chiedo a lei subito: che cos'è la sussidiarietà? Da avvocato dovrei fare una lezione costituzionale, ma vedo di limitarmi. No, la sussidiarietà è veramente la chiave di volta di tutta la nostra architettura istituzionale. Poi nella chiacchierata magari lo approfondiremo. È stata, come dire, riconosciuta esplicitamente in modo formale nel 2001, no? La riforma costituzionale che ha modificato l'articolo 118, ultimo comma, articolo che tra l'altro parla di amministrazione. Uno dice l'amministrazione riguarda gli enti pubblici, no, ma poi alla fine si dice, no, che tutti gli enti pubblici, lo Stato, le regioni, città metropolitana e i comuni riconoscono e promuovono, no, l'apporto dei cittadini singoli e associati nel realizzare attività di interesse generale. Vuol dire che siamo abilitati a perseguire il bene comune anche noi cittadini, non solamente gli enti pubblici. Questo in verità era già implicito nella nostra Costituzione, perché i padri costituenti l'avevano ben presente, forse più presente nella cultura cattolica, no, sul principio di sussidiarietà, ma poi condiviso fondamentalmente da tutti, laddove nell'articolo 2 si riconosce i diritti fondamentali, no, della persona umana nelle formazioni sociali, e si richiama il dovere di solidarietà nelle sue diverse forme. Vuol dire che anche il cittadino riconosciuto nella sua libertà, no, può agire nella solidarietà a costruire la comunità, anche nelle formazioni sociali. E poi l'articolo 3, dove si dice che la Repubblica, l'uguaglianza sostanziale, non solamente quella formale, ci mancherebbe altro, no? Il divieto di discriminazione. La seconda parte dell'articolo 3 si dice che la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale e quant'altro che impediscono lo sviluppo della personalità umana. E qui mi hanno sempre insegnato, e ve lo insegno anch'io, con Repubblica non si intende lo Stato. Ah no? No, si intende tutta la comunità, lo Stato comunità. Molto interessante. Lo Stato comunità, appunto, fatto anche dai cittadini e dalle formazioni sociali. E poi l'impegno, il contributo che portiamo con il lavoro, al progresso sociale, all'articolo 4, eccetera, eccetera. Tutti gli articoli avevano già implicito questo principio di sussidiarietà. Poi adesso esplicitato nell'articolo 118, ultimo comma, e poi cerchiamo appunto di viverlo. Quindi stiamo parlando proprio di valori e dunque di pratiche che sono state sancite in quello che possiamo definire a tutti gli effetti agire costituzionale. Quali sono, quindi, approfondendo e esplodendo un po' quello che ci ha spiegato adesso sulla sussidiarietà, quali sono i valori e le pratiche di questo agire costituzionale che secondo lei sono fondamentali e che tutti noi cittadini dovremmo conoscere? Non si finirà mai di evidenziare l'importanza, appunto, la portata innovativa di questo principio e della Costituzione stessa, no? Che, come dicevo, lo portava avanti sin dal 48, ma non solo per il periodo in cui è stata promulgata, ma anche, direi, soprattutto oggi. Aggiungerei, rispetto a quello che ho detto prima, alla fine il capolavoro della nostra Costituzione, che è veramente la Costituzione più bella del mondo nei suoi, poi si potranno anche modificare, per carità di Dio, le forme di governo, di organizzazione, basta che siano coerenti con i principi, ma sui principi è veramente la Costituzione più bella del mondo, perché cosa ha saputo fare in maniera veramente rivoluzionaria? Ha tenuto insieme i principi di libertà, eguaglianza e fraternità, i famosi principi, insomma, della rivoluzione francese, no?
e di tutto poi il, di tutto poi il costituzionalismo, non facendo diventare la, la fraternità come una poesia, ma un valore giuridico tradotto in solidarietà. Ma la, la solidarietà riesce a tenere insieme la libertà e l'uguaglianza. Voi sapete benissimo che si, se si evidenzia esclusivamente la libertà, si sacrifica l'eguaglianza. Se si porta avanti solo l'eguaglianza, si sacrifica la libertà. Ma se si garantisce, no, la, la fraternità, i rapporti solidali e quant'altro, si riesce nella libertà, no, appunto, a costruire, a, a perseguire tutte le azioni di interesse generale volte al bene comune e quindi all'eguaglianza sostanziale. Capite? Ho detto prima che la parola chiave a questo punto è sussidiarietà, perché è la forma della solidarietà, è la forma della fratellanza. Bello, la, no, sussidiarietà, diciamo così, è la forma della solidarietà. È la forma della solidarietà, perché se con solidarietà pensiamo che deve essere lo Stato che deve intervenire a risolvere i nostri problemi, questo si chiama assistenzialismo, diciamo così, e deresponsabilizzazione nostra. Cioè, facciamo un esempio, tratto dalla mia esperienza con la mia associazione. Siamo giovani famiglie, ci sono liste d'attesa per gli asili nido. Potevamo avere due scelte: protestare contro il comune che ne aprisse un altro, ampliasse, o che ci mettessimo noi a costituire dei nidi famiglia. Abbiamo fatto tutte e due, evidentemente. Abbiamo preteso dal comune che sia più attento, diciamo così, alle famiglie, no, ai minori, ma al contempo abbiamo dato una risposta a noi nella sussidiarietà, che fondamentalmente poi tecnicamente è ciò che possiamo fare noi come cittadini e come comunità, non deve farlo lo Stato. Ciò che non possiamo fare noi, perché va bene tutto, ma poi appunto i cittadini, la comunità, le formazioni sociali hanno poi i loro evidenti limiti, deve farlo lo Stato. Quindi un lavoro di grande rete. Sì, alla fine è di integrazione, il concetto è appunto quello realmente di integrazione, quella sussidiarietà orizzontale. E tutto questo poi è stato sottolineato molto bene dalla Corte Costituzionale con ormai famosa sentenza 130 del 2020. Anche qui non vi faccio una lezione giuridica, ma che cosa ha detto? Ha riconosciuto che c'è stato, oserei dire con un po' di ritardo, ma in ogni caso si è seguita l'evoluzione, no? Anche del movimento di volontariato di terzo settore avvenuto negli ultimi decenni in Italia, che è sfociato dopo le prime leggi degli anni 90 e 2000 nel codice del terzo settore. Ecco, nel codice del terzo settore la Corte Costituzionale ha detto che è la migliore, come dire, strumento con cui si è attuato finalmente e concretamente la sussidiarietà. Perché? Perché si riconosce agli enti del terzo settore, no, la capacità e li si abilita a svolgere attività di interesse generale, come diceva il 118 ultimo comma della Costituzione, individuando addirittura potrei anche elevarlo, nel senso che dovrebbe essere così, ma la Corte Costituzionale l'ha riconosciuto, una nuova modalità di amministrazione che chiama amministrazione condivisa. In teoria, dico in teoria perché è un cammino che bisogna fare, ma la Corte Costituzionale l'ha indicato, d'ora in poi le pubbliche amministrazioni a partire dai comuni amministrano i vari settori interessati dell'attività di interesse generale, anche degli enti del terzo settore, fondamentalmente poi tutti quelli di interesse, insomma, della comunità, attraverso la coprogrammazione, quindi l'amministrazione condivisa amministra insieme alla comunità, quindi amministro con la comunità, non sulla comunità dando. Allora li chiamo e noi possiamo anche chiedere, come del terzo settore, di essere seduti ai tavoli. È un ruolo politico, non politico-partitico, ovvio, certo. No, ma di costruzione insieme al bene comune, perché insieme, e noi, come dice la Corte Costituzionale, noi come terzo settore
abbiamo la ricchezza di portare la nostra presenza sul territorio, la nostra conoscenza delle situazioni, dei bisogni, no? Tutto il nostro know-how che si dona nella collaborazione con la pubblica amministrazione. Con programmazione vuol dire lettura dei bisogni e poi individuazione degli obiettivi. E poi la coprogettazione. Il terzo settore non deve essere più l'esecutore, no, di servizi pubblici attraverso appalti piuttosto che, perché noi non siamo il secondo settore, cioè enti profit, diciamo così, che presentano la migliore offerta per svolgere il servizio vendendolo alla pubblica amministrazione, no? La coprogettazione vuol dire essere partner, quel servizio lo faccio insieme a te, comune o ente pubblico che sia, insomma, lo coprogettiamo insieme, tra l'altro non solo scegliendo tu quell'unico ente che magari ha l'idea migliore, ma mettendo in rete le diverse idee. Vuol dire veramente valorizzare il territorio, che bello, la comunità, quindi questo. E da ultimo, veramente è per quello che l'intuizione dei costituenti, poi esplicitata nel 2001, può essere utile per oggi, perché si valorizza la cultura del dono, la cultura della gratuità, e quello che non è più solamente un'idea astratta, ma è studiata anche nell'università ed è anche concretamente poi applicata a quello che viene definita l'economia civile. Cioè l'economia civile, dove appunto anche le realtà, no, le comunitarie, mosse appunto dalla cultura del dono, della gratuità, apportano quel valore aggiunto che è anzitutto relazionale. Anche qui dobbiamo sempre chiederci, anche noi in terzo settore, magari soprattutto le cooperative sociali, ci impegniamo solo ad essere prestatori di servizi o a curare le relazioni? Tutte e due svolgono un servizio, ma anzitutto curando le relazioni con l'altro. E questo la sussidiarietà le può portare veramente, se si vive bene, no? a creare quello che si dice quel welfare comunitario e generativo. Ecco, parolacce, per dire che appunto non c'è più lo Stato sociale con Stato che faceva tutto, ma che governa con la comunità per far emergere e generare le risorse, il welfare generativo appunto comunitario. Questa è un po' la sfida che stiamo un po' portando avanti. Ecco, tutto quello che lei sta dicendo, come lo state portando avanti sul territorio dell'Alto Milanese? Ci faccia anche un esempio per vedere questa generatività di cui stava parlando. Beh, anzitutto tutto questo bel discorsone che ho fatto impegna noi, ecco, non solo la pubblica amministrazione, nella collaborazione, cioè appunto nel senso di essere coerenti, no, con questa impostazione. E ad esempio non vivere l'adeguamento rispetto al codice del terzo settore solamente con adempimenti burocratici per poi avere magari facilitazioni fiscali. No, ma per giocare quel ruolo che dicevo prima, no, fondamentalmente. Allora vuol dire aprirsi, non essere autoreferenziale, perché qualche volta anche le nostre associazioni sono autoreferenziali, quindi aprirsi al territorio vuol dire diffondere buone pratiche che mettono al centro, come dicevo prima, i beni relazionali, generare solidarietà diffusa, fare rete e collaborare con la pubblica amministrazione. E solo se garantiamo questo possiamo anche pretendere la pubblica amministrazione, a questo punto però ci coinvolge nell'amministrazione condivisa, perché se no non ci siamo. E allora sul territorio dell'Alto Milanese, come forum del terzo settore dell'Alto Milanese, di cui sono portavoce, si sottolinea sempre portavoce perché siamo in una dimensione di assoluta collaborazione, non c'è nessuno che rappresenta, no, la totalità, se no il portare, no, l'esperienza. Che cosa abbiamo fatto? Anzitutto siamo nati nel 2019, quindi siamo tutto sommato ancora relativamente giovani, con il rischio di morire giovani con la pandemia, perché dopo, nati nel 2019, poi ci sono stati due anni, ma ce l'abbiamo fatta. Hanno aderito una quarantina di realtà, cooperative sociali e associazioni,
E ci siamo detti, ormai un anno e mezzo fa, ma devono aderire le associazioni o cooperative sociali così per far rete, per stare insieme, o devono riconoscersi in specifici valori, no? Che sono quelli che ho descritto prima, insomma. Quindi abbiamo fatto tutto un percorso in cui abbiamo fatto emergere le buone pratiche, quindi il positivo, non solamente le criticità, e abbiamo a giugno, e stiamo presentando adesso in questi mesi, redatto un manifesto del terzo settore, in cui abbiamo veramente indicato quali sono i valori e la mission che gli enti che aderiscono al forum si riconoscono e devono naturalmente rispettare, che vuol dire, uno, la non competizione tra di noi, ma la collaborazione. Sto parlando di associazioni di cooperative sociali, ecco, quindi vuol dire cercare anche di lavorare insieme, no? Su realtà diverse, magari cooperative sociali hanno la cura della qualità del lavoro volontario, ma anche del lavoro sociale dei soci cooperatori. La cura e cultura della comunità, dei luoghi, dell'abitare, dei beni comuni. Indichiamo la traduzione del bene comune anche in contributo di amministrazione condivisa sui beni comuni, no? Dove si suscita anche quella che è la cittadinanza attiva, che non è solamente l'ente del terzo settore, è anche il cittadino che magari si rende volontario, no? Per quella singola iniziativa, per sistemare i giardini pubblici, per custodire beni pubblici come possono essere gli immobili scolastici piuttosto che quelli comunali, no? e quant'altro. Quindi la cittadinanza attiva, che tra l'altro è uscito molto durante la pandemia, non ci siamo stati solamente noi, chiaro, gli enti organizzati, certo, ma sappiamo singoli cittadini, anche tanti giovani che si attivavano per aiutare. Ecco, questa cittadinanza attiva va intercettata, e la si intercetta molto, ecco, nel dire quel bene comune del tuo quartiere, possiamo insieme. Quindi l'Alto, no? Milanese assorbe bene questa sussidiarietà. E quantomeno ci siamo detti, e questo mi sembra importante, tutte le organizzazioni che non sono poche, che hanno aderito al forum, su questo noi ci crediamo e ci impegniamo. E adesso che lo stiamo presentando alle pubbliche amministrazioni, che sono i comuni, le aziende sociali, il piano di zona, no? Ma anche sul sociosanitario SST e ATS, noi arriviamo a dire, noi siamo questo, quindi ci impegniamo su questo. E voi? E su questo devo dire che nell'Alto Milanese stiamo facendo un positivo percorso per quanto riguarda la redazione del piano di zona, che è la programmazione sociale, no? Con l'ufficio di piano di zona, dove si sono istituiti gruppi tematici gestiti direttamente da noi, con la presenza naturalmente dei funzionari del piano di zona, e con una metodologia veramente coinvolgente, dove facciamo emergere il positivo. Maggiore fatica nell'ambito invece della programmazione sociosanitaria, quindi con la SST e con ATS, anche per via di strumenti dati da regione e quant'altro, ma anche qui abbiamo un po' degli incontri. E adesso avremo il 24 maggio, lo dico subito, un evento a Legnano, Palazzo Leone da Perego, a partire dalla mattina, in cui porteremo e presenteremo questo percorso di confronto a partire dal manifesto con le pubbliche amministrazioni, e approfondiremo positività e criticità. Perfetto, quindi due appuntamenti, 9-12 maggio Civil Week e poi 24 maggio. In questo percorso che ho detto, la Civil Week cade a fagiuolo, come si, certo, suol dire, perché ci permette, tra l'altro con un atteggiamento di festa. Chiaro. E dove, da quanto so, vedendo la presentazione dei progetti, sono spesso eventi organizzati già in rete da più organizzazioni. Sì, sì. Questa è una cosa veramente positiva in questo spirito. Week, anche, certo. Ecco, fondamentalmente questo ci aiuterà in questo percorso. Grazie mille. Prego. E buona Civil Week. Grazie. Grandi reti e sussidiarietà, il tema di questa Road to Civil Week, oggi in compagnia della presidente dell'associazione La Mia Parte. Grazie e benvenuta. Prego, piacere essere qui.
Allora le chiediamo subito, appunto, rispetto anche a questo tema di questa puntata che è molto interessante, in che modo la sua organizzazione, in che modo voi tutti i giorni vi occupate di fare rete in modo sussidiario? Ok, allora io sono presidente dell'associazione La Mia Parte. La nostra associazione si chiama così perché crediamo che ognuno di noi debba fare la propria parte per contribuire al benessere della comunità. E quindi noi regolarmente cerchiamo di creare comunità. Lavoriamo in particolare sull'inclusione sociale di persone migranti e rifugiate, ma lo facciamo sempre costantemente anche insieme a persone italiane. Quindi i nostri progetti non sono esclusivi per i migranti, ma riguardano tutte le parti della comunità. Per esempio, abbiamo degli incontri tra giovani e persone over 65, sia italiani che non, che sono quindi momenti di scambio arricchenti sia dal punto di vista intergenerazionale che dal punto di vista interculturale, perché le persone anche dai 65 in più hanno tanta saggezza da condividere con noi, così non viene perso e lo passano anche ai nuovi giovani, anche di altre culture, quindi passano anche i ricordi dell'Italia, il modo di fare, il modo di cucinare in Italia, la cultura anche, e poi c'è anche uno scambio perché anche i giovani migranti poi insomma si esprimono, dicono la loro parte e insieme si costruisce una comunità più inclusiva. E quest'anno abbiamo avuto invece la possibilità di far parte del comitato organizzativo di SIPWIC 2024 del Parco Trotter e siamo qui per questo. Che cosa quindi porterete dal 9 al 12 maggio alla Civil Week Vivere e come mai avete scelto di portare quello che adesso ci racconterà legandolo al tema dell'edizione di quest'anno che è la Costituzione Siamo Noi? Allora, al Parco Trotter festeggeremo Civil Week 2024 con musica, balli, giochi di parole e sport. Questa è la terza edizione, useremo sempre questo format. Però, dato lo slogan La Costituzione siamo noi, vorremmo mettere al centro dell'attenzione l'articolo 3 della Costituzione, che tutela tutti i cittadini senza discriminazioni di religione, razza, genere o preferenze sessuali, perché poi noi siamo Parco Trotter e la zona di Via Padova è la zona che è sempre stata migratoria, prima dal sud dell'Italia al nord, adesso da altri paesi verso l'Italia. Quindi questo concetto di articolo 3 che tutela tutti i cittadini senza discriminazione è davvero vitale per questo quartiere. Infatti ci saranno associazioni sociali, culturali, sportive di varie provenienze, comunità peruviana, romena, indonesiana e altri. E lavoreremo in rete cercando di supportarci. Abbiamo già fatto degli incontri e continueremo a farlo per organizzare la Civic Week. Non solo, anche durante l'anno noi facciamo degli incontri per parlarne. Per esempio, uno dei partecipanti, Mosso, organizza ogni tanto regolarmente degli incontri tra le associazioni che abitano questo quartiere e questa zona per parlare di come migliorare la convivenza in zona, di come creare una comunità che comunica fra le varie parti, le varie culture, le varie età, e fare attività culturali, sociali, quindi noi ci teniamo sempre in contatto fra le varie associazioni della zona per lavorare per una comunità migliore. E quest'anno infatti, e vogliamo anche ascoltare i cittadini, quest'anno ci è arrivata una questione nuova, particolare, che è quella dei nuovi cittadini. A Milano ci sono 62.000 nuovi cittadini italiani solo a Milano, quasi 8.000 solo nel 2022, e loro ci hanno chiesto, noi siamo contenti di essere cittadini italiani, però ci piacerebbe anche che questa cosa fosse festeggiata perché per noi è molto importante. Quindi crediamo che sia un obbligo soffermarsi a dare più rilevanza a questo dato molto rilevante, pensiamo anche di concentrarci su questo. Molto interessante, quindi allargando ancora di più lo sguardo, tutto questo la grande lavoro di rete sussidiario che fate tutti i giorni e che risponde perfettamente a quello, ai valori e alle pratiche sanciti dall'agire costituzionale, secondo lei e secondo voi quale apporto portano al bene comune della nostra società, anche a chi magari non è direttamente interessato alla vostra mission?
Pensiamo per esempio che quest'anno la promozione della Costituzione italiana che faremo, ma non solo, perché faremo anche attività in cui chiederemo alle persone quali sono i diritti che credi di avere o credi che devi avere, che devono essere incluse. Aiuteremo le persone a conoscere meglio la Costituzione italiana, ma poi parleremo anche con le nuove generazioni e noi ci aspettiamo, gli chiederemo anche dei nuovi diritti, quindi nuovi diritti che la generazione nuova vede, che forse prima i nostri costituenti non hanno visto, che però forse sono già inclusi, quindi vogliamo chiedergli questo diritto, comunque è incluso anche se non esplicitamente, perché c'è in questo articolo, anche se è generale. Questi possono essere, per esempio, il caso del diritto di un'area poco inquinata, che ai giovani preoccupa tanto questa questione, l'economia circolare, il diritto di decidere il proprio genere. Tutte queste questioni ci sono già contemplate nella Costituzione, perché si parla di non discriminazione, quindi anche fare sapere a loro che ci sono e magari parlare e far capire che forse dobbiamo solo parlare di modi di applicare la Costituzione che è già bellissima. E pensiamo infatti, durante questi incontri, di distribuire versioni cartacee della Costituzione, ma anche versioni online distribuite via QR code, visto che i giovanissimi preferiscono questa metodologia. Vogliamo Bella anche iniziativa, complimenti. Grazie, grazie. Quindi Promuoveremo anche l'articolo 33 della Costituzione, che riconosce il valore educativo e psicofisico delle varie attività sportive, perché ci piacerebbe davvero attirare l'attenzione dei giovani verso lo sport e la cultura, che sono molto positive, e allontanarli invece da altre abitudini cattive. per concludere, rispetto a tutto quello che voi fate e vedete alla vostra esperienza, quale ritenete sia il valore aggiunto del terzo settore o non profit rispetto e in relazione al profit e anche al lavoro pubblico istituzionale? Primissimo, la cittadinanza attiva, io personalmente credo anche che è il primo segno di una comunità democratica e partecipata, che perché la democrazia è anche partecipazione. E il terzo settore e la cittadinanza attiva hanno una forza che il profit e il pubblico non hanno, hanno più spazio di libertà, perché il profit è sicuramente vincolato dall'obiettivo di guadagno, che non sempre si sposa bene col lavoro sociale. Nonostante le ottime nuove tendenze di aziende che si attivano sempre di più nel corporate social responsibility, nella responsabilità sociale, il lavoro pubblico invece è in qualche modo sempre frenato dalla burocrazia, anche dalla mancanza di fondi e di personale. Il terzo settore invece, animato dalla voglia di fare dei cittadini, parte proprio dal basso, dai bisogni dei cittadini, pronti a investire sia economicamente che con il loro tempo per il benessere della propria comunità. I milanesi soprattutto sono molto generosi nel volontariato, investono tanto il loro tempo, si dedicano tanto al volontariato. E il terzo settore inoltre è apartitico, quindi si può esprimere e lavorare liberamente senza temere ripercussioni politiche sulle elezioni, quale altre ragioni. Grazie mille davvero, buon Prego. lavoro e buona Civil Week. Grazie. Buona giornata. Grazie mille per aver seguito anche questa puntata di Road to Civil Week. Continuate a stare con noi, a condividerci, quindi vi saluto per il prossimo appuntamento. Vado? Grazie per aver seguito anche questa puntata di Road to Civil Week. Continuate a stare insieme a noi, a condividere questa maratona verso la prossima edizione di Civil Week dal 9 al 12 maggio, non prima però di aver ricordato chi permette tutto questo.